Lo sviluppo sostenibile è la chiave per il futuro, l'unica alternativa per una società inclusiva e solidale. Pubbliche amministrazioni, imprese, cittadini, tutti siamo chiamati a seguire ed applicare i principi di Agenda 2030, l'unica bussola che abbiamo per un futuro possibile. La buona notizia è che le imprese green aumentano ogni anno. In Emilia-Romagna sono 6.000, in Italia oltre 430.000 investono nella green economy. La sfida che ci attende, secondo Enrico Giovannini, fondatore di ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, è cambiare cultura, rimettere al centro le persone, proteggendo e promuovendo i valori di libertà e di uguaglianza. A proposito di imprese green, a Modena esiste da oltre 10 anni un network di aziende che ha fatto della sostenibilità il proprio pilastro ed è l'Associazione per la Responsabilità Sociale di Impresa, guidata dall'imprenditore Claudio Testi. La resilienza è in siderurgia la capacità di un metallo di resistere agli urti, in psicologia la capacità di un soggetto a fronteggiare le crisi ed è stata traslata questa idea in economia. È la capacità che hanno oggi le imprese di fronteggiare delle crisi che oggi sono sempre più frequenti. Ripercorrendo il panorama italiano, 1992 crisi monetaria, 2001 crisi delle due torri, 2009 crisi finanziaria, 2012 crisi del debito sovrano, 2020 crisi legata al Covid. Per questo motivo, di fronte a questi scenari, noi come Associazione per la Responsabilità Sociale d'Impresa vogliamo promuovere la resilienza come fattore determinante per lo sviluppo futuro. La sfida più importante? Cambiare rotta, guardare con fiducia al futuro, ma pronti e uniti ad agire ora, per essere noi stessi promotori di benessere equo e solidale.